Buonasera e benvenuti a questa 302esima puntata di Splash and Go Motori in Azione. Allora, è stata una settimana, anzi un fine settimana, quello passato, molto intenso, soprattutto per quanto riguarda i campionati italiani che sono tornati al Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Ovviamente a fare da giudice è stato un po' le perturbazioni perché come al solito ha piovuto, infatti penso che prossimamente andremo in giro sempre di più con l'ombrello, questa estate non vuole ancora arrivare, soprattutto anche per le basse temperature e quant'altro. Comunque, i piloti non hanno assolutamente mollato il colpo, hanno comunque guidato, chiaramente tutto in sicurezza. Noi parlo sempre al plurale, come se avessi qui una marea di gente, alla fine poi sono io. Io con le mie tute, queste tutti i miei trofei, ringrazio tutti i piloti, tutti gli amici come sempre che mi danno una mano, da Brembo a Bimota a Pirelli a Frim, tra l'altro facciamo anche gli auguri a Massimo Foffano che è il suo compleanno per quanto riguarda Frim, abbiamo visto Officina 2C, Valgrana, il nostro amico Alberto Biraghi, TM Performance e tutti gli altri insomma che mi stanno dando veramente una mano, forse alla fine ne vale veramente la pena, qualcosa forse so fare. Devo, come detto prima, dicevo prima con Sabrina, forse dovrei smettere di fare un po' il Don Quixote. Comunque le battaglie si combattono sempre tutte. Allora, noi intanto andiamo subito con il primo servizio di questa sera, perché c'è un qualcosa che ci interessa, mi interessa, ci interessa in maniera un po' particolare, perché pilota toscano ha debuttato nel TCR Italy, lo ha fatto con una Golf gestita da ProTeam, ricordiamo Palmiro Presenzini, e tra i meccanici non poteva mancare che il nostro amico Massimo Ciccio Nuccilli, per uno abituato a tutto dietro, vabbè, andiamo a vedere, il primo servizio, Max Milli. Nel fine settimana appena concluso, Max Milli ha debuttato nel TCR Italy, in quelle di Misano Adriatico. In terra romagnola è partita la nuova avventura nella serie italiana del campionato dedicato alle vetture turismo. La vettura è la Volkswagen Golf GTI TCR, ribattezzata Trudy, della ProTeam Motorsport di Palmiro Presenzini. Un colpo di fulmine per Max, che ha visto la nuova macchina solamente al suo arrivo in pista venerdì. Per lui, abituato al tutto dietro, si tratta di cambiare l'approccio di guida e soprattutto adattarsi al nuovo stile. Nella passata stagione Max è stato al volante della BMW 1600T, che è più incline alla caratteristica del pilota toscano. Sul tracciato romagnolo Max ha provato a spingere in qualifica, ma è andato in testa a coda e poi in sabbia, compromettendo così lo stint. Rispetto alla BMW, oltre alla trazione, le principali differenze sono sul comportamento di freni e cambio. In gara Max è partito dal fondo dello schieramento, effettuando due bei sorpassi. Purtroppo il meteo e due safety car hanno compromesso il resto della gara, spezzando il ritmo. Più che una gara è stato un test, e comunque arrivare nei primi 10 al debutto in un campionato così professionale è un buon risultato. Da sottolineare il quarto posto tra le vetture di SG. Il prossimo appuntamento stagionale il 21-23 giugno a Lenzo e viene Ferrari di Imola. Queste le parole di Max Milli. La Trudy, come abbiamo ribattezzato simpaticamente la Volkswagen Golf targata ProTeam, l'ho conosciuta solo il venerdì, prima della gara. Sono felice del weekend che ovviamente è stato caratterizzato dal meteo. Spero che prima di Imola riuscirò a fare un test. Io del resto vengo da una tutta dietro e devo adattare la mia guida alla Golf. Il decimo posto nella mia gara, quarto tra le DSG, mi ripaga in parte del lavoro svolto.
sono fiducioso per il resto della stagione, del resto avendo alle spalle la Pro Team penso di poter dire che non si possa che migliorare. Ringraziamo Max Milli perché è veramente un grande appassionato, no? Un grande appassionato, quindi sta cambiando il suo modo di guidare e non è semplice, no? Soprattutto, come abbiamo detto in questo servizio, soprattutto per adattarsi a cambio e a freni. Il resto da un tutto dietro, un tutto avanti, la cosa nell'operazione non è abbastanza semplice, però ce la fa, tra l'altro il suo 10° posto e il 4° posto assoluto tra i DSG è un incoraggiamento, il team comunque è all'altezza, quindi vedremo nel corso della stagione, si sta già lavorando per la stagione prossima, magari per farlo tutto da solo in questo momento divide la macchina con Massimiliano Chini, quindi fanno una gara per uno, devono dividere anche le prove libere, quindi è un po' una gestione della vettura al 50%. Golf che comunque sembra essere molto competitiva, TCR abbiamo detto tante volte, ufficialità, marchio ufficiale, e soprattutto anche per quanto riguarda i TCR DSG. E a tal proposito tutta la redazione, me compreso ovviamente, vuol fare gli auguri che convoleranno a nozze, credo nella giornata di domani, la giornalista Fiammetta Laguidara e Tarcisio Bernasconi. Tarcisio Bernasconi è ex pilota, sappiamo, Seat Motorsport Italia, che adesso ovviamente, come sapete, la casa spagnola ha brandizzato quella parte che è il racing, quindi è nato il marchio Cupra Racing, che abbiamo già detto più volte come nasce il marchio e tutto quanto, quindi tanti auguri a loro. Abbiamo beccato l'altro giorno Fiammetta mentre stava provando l'abito, gli ho fatto gli auguri anche a Tarcisio, quindi tanti auguri a loro. Abbiamo fatto gli auguri ovviamente a Massimo Foffano per quanto riguarda la Frim, e abbiamo già detto che in settimana purtroppo è scomparso Niki Lauda, il pilota austriaco, 3 volte campione del mondo, ci ha lasciato a 70 anni, se non erro credo che l'ultimo Gran Premio a cui abbia partecipato sia Silverstone lo scorso anno, poi aveva avuto un trapianto di polmoni, quindi un po' di vicissitudini, e come c'è una vignetta, credo sia, non ricordo l'autore, non so se era di Matitaccia, dove praticamente arrivava in paradiso e vedeva dall'altra parte il suo amico rivale James Hunt. Voglio pensare che siano lì a scorrazzare, ma a scorrazzare sono anche i piloti della Formula 1, perché in questo fine settimana c'è il Gran Premio più glamour del campionato, quindi Gran Premio di Monaco, spazi stretti, velocità incredibili, vediamo come andrà. Tra l'altro Sebastian Vettel ha creato una livrea apposta per ricordare e omaggiare il pilota austriaco. Bene, noi intanto andiamo a vedere quello che è successo a Misano per quanto riguarda il campionato italiano Gran Turismo Serie Endurance, però nel frattempo vorrei salutare un po' di persone, perché abbiamo condiviso questo video party, abbiamo avuto qualche problema con lo streaming con Ivan Mangiacavalli, Roberto Bozzi, Maurizio Strada, Gianni Cherubini, Costantino Tontarelli, Gianni Milanerda, Andri Monga, Luca Tozzato, Andrea Fossati, Marco Ciavola, Ermanno Dionisio, Sandra Veronica Schiaffini, Pietro Capirossi, Marta Pellegrini, Nino Albanese, Claudio Manzo, Ivo Fantini. Cioè, vi saluto tutti quanti, grazie per seguire questa mia trasmissione, perché comunque pensata, condotta, inventata dal sottoscritto. Andiamo a vedere GT Endurance Misano, chi è che ha vinto e soprattutto chi è andato forte? Andiamo a vedere.
Ecco qui le immagini di questa lunga, ma allo stesso tempo breve, per le emozioni che ci ha dato, 3 ore di Misano. Qui inizia la grande rimonta di Vito Postiglione, che va al comando della corsa, mentre Tujula, che si trovava al secondo posto, sbaglia ma non danneggia la propria vettura. Qui la vettura di Wertz infila la BMW di Alexander Sims, che si trovava al secondo posto, che poi viene superata ancora una volta da Tujula. Iniziano le prime soste, Wertz viene rilevato da Nato, qui è Vezzoni che viene superato dalla Ferrari di che poi verrà portata all'ottavo posto da Matteo Cressoni. Qui in crisi la Lamborghini affidata a Daniele Riccardo Cazzaniga e a Luca Pirri. Qui siamo con Alex Frassinetti, anzi Jérôme Muhl, che viene toccato perché non era stato visto dalla vettura di Paolo Ruperti. Qui invece è Wertz che se la prende con l'incolpevole Maserati in un doppiaggio. E queste sono le fasi calde, con Riccardo Pera che comprende che con le gomme slick si va più forte. Prima supera Camatias, l'abbiamo visto prima, poi supera Andrea Fontana, si va a prendere la leadership in GT4. E questa è la bella rimonta di Daniele D'Amato, che prima si sbarazza di Gersekowski, poi va all'attacco di Johansson. E vedete quello che succede tra i due. Alla prima curva era leggermente davanti D'Amato, ma Johansson tira la staccata, si toccano, perde la posizione D'Amato e perde anche la possibilità di tagliare il traguardo. E questa è la vittoria finale da parte di Muhl, di Postiglione, di Alex Frassinetti, che precedono l'Audi di Wertz e Nato e la Lambo di Tujula e del cinese Kang. Sì, sono andati, in effetti sono andati veramente forte, hanno fatto 3 stint veramente da urlo, Postiglione, Muhl e Frassinetti. Abbiamo visto poi la quarta posizione, comunque è nato per l'equipaggio composto da Giancarlo Fisichella, Gigi Gai, Stefano Gai e Jacques Villeneuve. Hanno raccolto meno di quello che comunque sicuramente si meritavano, perché avevano fatto un primo e un secondo posto nelle libere. Erano andati abbastanza bene in qualifica, poi dopo c'è stata l'acqua in qualifica 3. Insomma, alla fine hanno mantenuto comunque sempre la testa della classifica, cioè nelle prime 5 posizioni. La vettura sembrava andare meglio quando magari la pista si stava asciugando, però come tutti gli altri, quasi nessuno ha montato le slick, si perdeva troppo tempo per entrare, uscire, e quindi tutti quanti hanno preferito mantenere le gomme da bagnato. L'unico che ha cambiato, tratto al suo rientro nel campionato italiano Gran Turismo, è stato Riccardo Pera, il giovane pilota lucchese a bordo della Cayman GT4 delle B-Motors. Ha fatto veramente scintille, ha tribolato un po' nei primi passaggi, però poi dopo è andato veramente, come dice sempre Aldo Cerruti, come una palla di cannone. Riccardo Pera, lo ricordiamo, è diventato pilota della Proton Motorsport, quella di Patrick Dempsey. Ha vinto nel WEC, ha vinto praticamente la Spa, poi ha vinto a Monza in quanto riguarda l'LMS, sempre nella categoria AM. Quindi il ragazzino, come avevo visto all'epoca quando ha corso il Cayman Trophy, è andato forte e l'ha dimostrato finora. Quindi tanti in bocca al lupo a lui, tanti in bocca al lupo a tutti quanti. Invece noi andiamo a vedere un po' quello che è il prodotto, perché Mini, ricordiamo, un brand acquisito ormai da BMW da alcuni anni, ha la sua parte, diciamo, racing, la sua parte sportiva, l'anima sportiva, no? Come sappiamo c'è Cupra per quanto riguarda Seat. Qui abbiamo JCW, John Cooper Works. Beh, andiamo a vedere che cosa ci hanno regalato quelli di Mini.
nuova Mini Clubman John Cooper Works e nuova Mini Countryman John Cooper Works. Il costruttore inglese di auto premium Mini presenta i modelli più potenti mai costruiti per l'utilizzo stradale nei suoi 60 anni di storia. Il motore 4 cilindri turbo che eroga 225 kW, 306 cavalli, della nuova Mini Clubman John Cooper Works, con un consumo di benzina di combinato di 7.1-7.4 litri per 100 km, con le emissioni di CO2 dai 161 ai 169 grammi per chilometro, e della nuova Mini John Cooper Works Countryman, che garantisce performance straordinarie nel segmento delle compatte premium. Per entrambi i modelli lo straordinario motore è abbinato ad una nuova trasmissione sportiva a 8 marce Steptronic, che include un differenziale meccanico autobloccante sull'asse anteriore, un sistema di trazione integrale All-4, un telaio opportunamente modificato e rinforzi addizionali per la struttura esterna. Tutto ciò permette alle John Cooper Works Sensazioni Racing per entrare in una nuova dimensione di performance finora completamente sconosciuta. Queste due nuove versioni sportive, sia il modello a 6 porte con il suo piacere di guida estremo che il modello più versatile, forniscono un'esperienza su strada unica. L'ultima generazione del 4 cilindri sviluppata per i modelli John Cooper Works con la tecnologia Twin Power Turbo ha una potenza massima superiore alla precedente generazione, 55 kW, 75 cavalli. La coppia massima è stata aumentata di 100 Nm e raggiunge ora un valore pari a 450 Nm. Di conseguenza anche le performance in accelerazione sono migliorate. La nuova Mini Clubman John Cooper Works raggiunge 0 a 100 in 4 secondi e 9, mentre la Countryman in 5 secondi e 1, rispettivamente 1.4 e 1.5 secondi più veloci dei precedenti modelli. La performance dei due modelli non è mai stata così sbalorditiva. Con la potenza del nuovo motore e l'abilità di trasferirla su asfalto in condizioni di scarsa aderenza, la nuova Mini Clubman John Cooper Works e Countryman si posizionano nella fascia più alta nel segmento di auto compatte sportive. All'interno della gamma Mini questi due modelli non si sono mai meritati così tanto le posizioni di vertice. Paragonati con la Mini Clubman Cooper S e Countryman Cooper S, la potenza è stata incrementata dai precedenti 39 cavalli agli attuali 114. L'incremento delle performance è accompagnato da un design specifico di equipaggiamenti che sottolineano la natura esclusiva e raffinata dei due modelli John Cooper Works. Le caratteristiche principali: nuovo motore 4 cilindri con tecnologia Mini Twin Power Turbo, 306 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia, incremento di potenza rispetto al precedente modello 75 cavalli, impianto di raffreddamento realizzato con le conoscenze maturate dalle esperienze sulle gare in pista, nuovo impianto di scarico con un sound specifico e filtro antiparticolato per motori benzina che rispetta la normativa Euro 6D Temp Standard, sistema di trazione integrale Mini All 4 di serie. E adesso non ci resta che prendere la Mini, andare e kart feeling. In effetti kart feeling è sempre stato il leitmotiv di questa campagna tra virgolette pubblicitaria, perché è quello che Mini vuole trasmettere al consumatore, a colui che può comprare una Mini, che vuole comprare una Mini. Questo kart feeling, questa sensazione di vettura sportiva. Io, come dico sempre, a me piace molto la Clubman, dietro con quel maniglione, ognuno è fissato, ovviamente fosse JCW meglio, però il problema è forse un po' il distributore ci vorrebbe dietro. Ma abbiamo visto come è cresciuta la Mini durante questi ultimi anni, come si è evoluta, l'abbiamo visto anche nelle versioni all-road, quindi 4x4, poi abbiamo visto le varie Paceman, tutto che ruota intorno a questo brand, un brand
un brand giovane che sta veramente come si dice, ricalcando quello che era stata l'idea originale appunto della Mini. Siamo passati dalla vettura di Mr. Bean a queste vetture tecnologiche, un salto di qualità incredibile, soprattutto anche a livello sportivo. Il Mini Challenge, tra l'altro seguito direttamente dal brand, è qualcosa di divertente, soprattutto con un costo, una qualità, prezzo, qualità che non è male, mi sono incartato, qualità prezzo si direbbe, però va bene così, non indifferente. Salutiamo tutti, tra Gentili, Zarpellon, tutti quelli che hanno corso e corrono tuttora con il Mini Challenge, con Stefano Gabellini, di cui la tuta tra l'altro è qui da queste parti. Sto cercando di capire dove l'ho infilata. Quella dovrebbe essere di Berton, quindi quella di Gabellini, eccola qua. Abbiamo proprio qui dietro, accanto a quella del nostro cinghio, Gabriele Tarquini. Bene, noi andiamo avanti con la trasmissione, andiamo con il servizio sul campionato italiano Sport Prototipi. Tra l'altro salutiamo l'addetto stampa del campionato, Salvatore Tarantino, quindi servizi Misano Proto. Siamo pronti per vedere gli highlights di gara 1 del campionato italiano Sport Prototipi dal circuito di Misano Adriatico. Si parte in regime di safety car per via dell'asfalto bagnato per un violento acquazzone. C'è un'ottima partenza da parte di Claudio Giudice, che parte bene dalla prima fila, dalla seconda posizione. Brugia è l'autore della pole, Denny Molinaro. C'è subito una safety car per l'uscita di Romagnoli e poi al momento della ripartenza Claudio Giudice, bravo a mantenere la testa della gara, suon di giri veloci, 1:49.0 addirittura il suo crono. Questa è l'uscita di Turatello, che parcheggia a bordo pista, ma ci sono tante uscite, anzi scusate, la prima safety car è per l'uscita di Davide Uboldi, il pluricampione italiano Sport Prototipi, poi esce Romagnoli, poi Turatello, poi Ciglia. Qui abbiamo infatti un contatto tra l'altro tra Baiguera e Ciglia, che poi dopo sarà costretto al ritiro, e Claudio Giudice è bravo a inanellare giri veloci e a portarsi alla vittoria. Questa è l'uscita appunto di Ciglia, e quando manca soltanto un giro Claudio Giudice porta a 6 secondi il suo vantaggio su Denny Molinaro, che chiude in seconda posizione, mentre la sfida per il terzo gradino del podio è incandescente tra Menzer e Pollini, che poi chiudono in quest'ordine, separati soltanto da un decimo. Grande felicità per Claudio Giudice, il figlio di Gianni Giudici. Gara 2 del campionato italiano Sport Prototipi dal circuito di Misano Adriatico. Si parte con l'inversione della griglia di partenza per quanto riguarda le prime 6 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di gara 1, quindi con la pole position di Lorenzo Pegoraro, ma a scattare bene dalla prima fila, ma dalla seconda casella in griglia, è Riccardo Ponzio, che si porta al comando incalzato proprio da Pegoraro. Nelle prime fasi vediamo un Giacomo Pollini in terza posizione, grande lotta anche per Mexer, e questo è un momento cruciale della gara con il testa coda di Denny Molinaro, ieri secondo, che è costretto poi ad un recupero dalle ultime posizioni. Ci sono diversi piloti che si girano, come Gugef, che abbiamo visto nell'inquadratore prima. Anche Denny Molinaro avrà dei problemi nella sua rimonta, qualche problema per Ponzio e Pollini in fase di doppiaggio. Pollini nelle ultime fasi della gara sarà francobollato alla Wolf GB08 proprio di Riccardo Ponzio, che sarà bravo però a chiudere tutte le porte, a chiudere vittorioso questa gara tornando sul gradino più alto del podio dopo un lungo digiuno. La seconda posizione è per Giacomo Pollini, mentre la lotta incandescente per la terza piazza premia Mirko Zanardini, che si piazza davanti a un combattivo Menzer. Questo è il momento in cui Menzer sorpassa Pegoraro, poi riuscirà a farlo anche Zanardini. Questo invece è il testa coda
di Davide Uboldi, autore di una grande rimonta, era partito infatti ultimo ed era in sesta posizione, chiuderà infine dodicesimo. L'arrivo in volata di Ponzio per 3 decimi davanti a Pollini, la terza posizione di Mengzer. Beh, grande Ponzio, tra l'altro noi lo ricordiamo perché ha corso per alcune stagioni nel Formula 2 Italian Trophy, che è organizzato da Twister Corse, in cui c'è anche Piero Longhi. Noi che siamo nel settore, lo chiamiamo il Daniel Ricciardo dei Noartri, perché assomiglia tantissimo a Daniel Ricciardo, c'è sempre un grandissimo sorriso. Bene, noi andiamo adesso con la pubblicità e poi seconda parte di Splash & Go Motori in Azione, 202esima puntata. Torna Valdichiana Grand Tour, l'attrazione turistica che collega le più belle località del nostro magnifico territorio. Unico in Italia per il suo genere, si pone al servizio delle attività ricettive e dei loro ospiti, al fine di far conoscere i nostri borghi con le loro peculiarità attraverso la modalità Hop-On Hop-Off e la magnifica audio-video guida in 6 lingue. Info, prenotazioni e booking www.valdichianagrandtour.it. Immagina un luogo dove potersi liberare dallo stress. Immagina come è importante prendersi cura del proprio corpo e della propria bellezza. Immagina l'importanza dell'accoglienza e della salute. Immagina di essere alle Terme di Montepulciano. Terme di Montepulciano, la nostra esperienza, il tuo benessere. Per la pulizia dei tuoi locali hai bisogno di un servizio efficiente e di qualità? Scegli la Favorita Pulizia Ambienti. Professionalità ed esperienza al vostro servizio. Pulizie giornaliere straordinarie per supermercati, negozi, uffici, abitazioni e condomini. Nuovo macchinario vapore sanificante antiacaro. E con la nuova macchina con acqua pura per la pulizia delle vetrate in quota risparmi il noleggio del cestello. Scegli la Favorita perché noi puliamo il mondo. Sopralluoghi preventivi gratuiti a Siena e nella nuova sede a Siena Lunga. 0577 678 898. Quando un gesto quotidiano diventa speciale, è emozione. Quando il cuore va sempre più veloce, è attesa. Quando hai preparato il tuo piatto migliore, è amore. Quando la cucina diventa il luogo magico della casa, è Stosa. Stosa, un'amica speciale. Hai voglia di migliorarti, di ottenere di più? Per te c'è Pegaso, l'università telematica numero 1 in Italia. Abbiamo un metodo di insegnamento all'avanguardia e docenti di alto profilo. Per la tua laurea, corsi post laurea o per migliorare il tuo lavoro. Chatti con professori e studenti e ci sono più di 70 siti presenti in tutta Italia. Scopri il resto su unipegaso.it. Pegaso, per diventare il numero 1. Scegli la numero 1. Pegaso, università telematica, anche a Montepulciano, presso il Palazzo del Capitano in Piazza Grande. Pegaso, l'università nella tua città. Panificio Menchetti dal 1948, la mano dell'uomo alla base della lavorazione. Il pane, le pizze, i prodotti da forno ed il pregiato grano Verna. Menchetti ti aspetta nei 2 nuovi punti vendita di Montepulciano, Barla Crocetta, e Serre di Rapolano sulla strada statale Siena Bettolle. Menchetti, più sapore al tempo. E bentornati in studio per questa seconda parte di Splash & Go Motori in Azione. Abbiamo detto che Skoda debutta con l'elettrico, ormai tutti sono indirizzati verso questo elettrico e quindi anche Skoda è al passo con i tempi. Lo ha fatto presentando questi 2 modelli in un evento mondiale. Andiamo a scoprire che cosa. Skoda debutta nella mobilità elettrica con Superb EV e Citygo EV e presenta l'upgrade del modello Superb.
Skoda, nel rivisitare l'ammiraglia con Suburban EV, presenta per la prima volta una versione a propulsione ibrida plug-in. Con CityGo e EV, la casa automobilistica Boema presenta il primo modello di serie esclusivamente elettrico. Il debutto dei due modelli EV segna per Skoda l'accesso all'era della mobilità elettrica. Da molti anni Skoda è il main sponsor del campionato mondiale di hockey sul ghiaccio IIHF, e in questa veste la casa automobilistica Boema utilizza per la prima volta l'evento sportivo di Bratislava come cornice per la presentazione delle sue nuove vetture. Al campionato mondiale di hockey sul ghiaccio di quest'anno i fari sono puntati su Skoda. Nel giorno dei quarti di finale che si svolgono nella capitale slovacca Bratislava, la casa automobilistica Boema presenta in anteprima assoluta i suoi primi modelli di serie elettrificati e la nuova versione di Superb. Superb EV e CityGo EV segnano per Skoda il debutto nella mobilità elettrica e, oltre ad essere main sponsor dei campionati di hockey, questa volta presenterà queste nuove vetture in ambito di questa cornice. Il presidente di Skoda Auto, Bernard Meifer, afferma: oggi Skoda fa il suo ingresso nel mondo della mobilità elettrica. Si tratta di un momento molto speciale per la nostra azienda, che il prossimo anno festeggerà il suo 125esimo compleanno. Il debutto è accompagnato da due modelli, il nostro primo completamente elettrico, CityGo EV, come opzione d'accesso alla mobilità elettrica, e Superb EV, come primo modello ibrido plug-in del marchio. Presentiamo inoltre la versione aggiornata della nostra ammiraglia Superb, con un design ulteriormente perfezionato e nuove tecnologie. Skoda Auto e l'Ice Hockey World Championship sono ormai accomunati da più lungo main sponsoring nella storia dei campionati del mondo in ambito sportivo. 27 tornei di Coppa del Mondo rappresentano infatti un record mondiale in questa categoria. Questo sport, tanto dinamico e affascinante quanto capace di suscitare simpatia, è perfettamente adatto alla casa automobilistica Boema e, accanto al ciclismo, è una delle colonne portanti della strategia di sponsoring Skoda. Nella fase finale di Coppa del Mondo, svoltasi a Praga e Bratislava nel 92, l'azienda era già presente come partner automotive ufficiale. Nell'edizione della Coppa del Mondo di hockey sul ghiaccio nel 93, Skoda è stata il main sponsor ufficiale nonché il nuovo partner automotive. Questo cerchio si chiude quindi con il campionato del mondo di quest'anno, che si svolge nella capitale slovacca. Bratislava è il luogo più indicato per la prima presentazione di vetture sul palcoscenico della Coppa del Mondo per il debutto di Skoda CityGo EV. Qui infatti verrà avviata entro quest'anno la produzione della CityCar a trazione esclusivamente elettrica. Christian Strube, membro del board Skoda per lo sviluppo tecnico, spiega: per Skoda l'ingresso nel mondo della mobilità elettrica è un importante passo verso il futuro. Superb EV, con la sua propulsione ibrida plug-in, e il CityGo EV segnano solo l'inizio. Già nel 2020 servirà la prima Skoda esclusivamente elettrica, basata sul pianale modulare per veicoli elettrici del gruppo Volkswagen MEB. E entro la fine del 2022 lanceremo sul mercato complessivamente 10 modelli elettrificati. Beh sì, anche quindi Skoda è entrata nell'era dell'elettrico. Sì, sempre un po' titubante su questo argomento, perché per ricaricare le vetture elettriche si devono fare intanto le infrastrutture, uno. Secondo, ci vuole l'elettricità. Terzo, si deve produrre più energia. Quindi se si produrre più energia, teoricamente si dovrebbe inquinare di più. In più, ci troviamo adesso con questi nuovi modelli di motori diesel che hanno un impatto inquinante pari a zero. Dall'altra parte c'è lo smaltimento poi delle batterie. Beh, la storia ci dirà come andrà avanti. Noi invece andiamo invece a scoprire quello che è stato il Targa Florio, ma a livello storico. Il
Il campionato italiano Rally Autostoriche sbarca nuovamente in Sicilia per la 103esima edizione del Targa Florio Historic Rally. La gara, organizzata dall'Automobile Club Palermo in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, offre il palcoscenico al terzo round per la massima serie nazionale dedicata alle leggende della specialità. Il tema centrale di quest'anno è proprio la riscoperta della storia, con la gara che torna a scaldare gli asfalti nel cuore Targa. La corsa automobilistica più antica del mondo ritrova i passaggi sulle Madonie e ripercorre il piccolo, medio e grande circuito rimasto impresso nella memoria di qualunque amante dei motori. Un vero banco di prova al quale si presentano alcuni dei migliori protagonisti tra le auto storiche per rilanciarsi in campionato. Non poteva mancare con il numero uno il più atteso dal pubblico di casa, Salvatore Totoriolo. Il driver di Cerda vuole bissare il successo nel Vallate Aretine, ma soprattutto ritrovare la vittoria alla Targa che gli manca dal 2013. Sarà chiamato al riscatto dopo il ritiro a Sanremo insieme a Gianfrancesco Rappa sulla Subaru Legacy Gruppo A di quarto raggruppamento. Per lui non può essere un rally come gli altri. Sicuramente con tanta tensione, anche perché la Targa per noi è la gara più importante e poi correre a casa nelle nostre strade è sempre un'emozione particolare. Questa è la mia 27esima Targa Florio e chiaramente il nostro obiettivo è di far bene. In molti vorrebbero mettersi sulla sua corsa, tra i più quotati due avversari supportati dal team Bassano. Da terzo, nel raggruppamento alle spalle di Riolo, il veronese Nicola Patuzzo, che insieme ad Alberto Martini si presenta in Sicilia sulla Toyota Celica GT4 per migliorare dopo la buona prestazione nel Ponente Ligure. Quindi il driver biellese Edoardo Valente, alle note Jean Revenu, per fare la sua gara nel quarto raggruppamento con la Legacy. La vivo bene perché è sempre molto bello venire qui, il pubblico non ha eguali, soprattutto la partenza ti emoziona sempre. Purtroppo sono venuto mercoledì mattina e il tempo per preparare la gara è stato molto poco, quindi miriamo ad arrivare, che è già un ottimo risultato per noi. Rientrano in corsa dopo lo start del Vallate Aretine altri due protagonisti del quarto, come Michele Poletti su Renault 5 GT e Roberto Pericone su Peugeot 309 GT tra le 2000. Hanno una motivazione in più i portacolori del team di Domenico Guagliardo. La squadra palermitana porta alla ribalta la formazione di Porsche 911 e l'uomo di punta sarà Angelo Lombardo. Nell'equipaggio siciliano con Giuseppe Livecchi, il giovane driver di Cefalù cerca conferme dopo la vittoria a Sanremo nel terzo raggruppamento. Grandissima emozione perché è la mia prima volta, dopo due anni che provo a farla, quest'anno finalmente ci riusciamo in maniera importante perché partecipo al campionato italiano storico e quindi spero comunque di fare bene e di prendere tanti punti per il campionato che mi servono. Le altre 911 firmate Guagliardo sono a disposizione dell'esperto Gordon e del bresciano Marco Superti al debutto stagionale nel secondo raggruppamento insieme a Franco Granata. Quindi l'isolani Mauro Lombardo, padre di Angelo, con Rosario Merendino nel secondo. Da seguire anche la prestazione nel terzo raggruppamento di Zippo Zivian, alle note Nicola Arena, intenzionato a fare punti per riscattare il ritiro in Toscana sull'Audi 4, ripartendo dai buoni risultati ottenuti in Liguria. Beh, guarda, la gara è molto molto bella, ne ho sempre sentito parlare, per me è la prima apparizione e sono veramente contento di essere qua. Le strade sono velocissime, diciamo che si adattano bene all'Audi, bisogna vedere se riusciamo ad adattarci noi a queste strade. La Targa Florio rappresenta una grande opportunità anche per Nello Parisi. Un successo sulla Porsche 911 con Giuseppe D'Angelo alla sua destra lo rilancerebbe nel primo raggruppamento. Pronti via, e Riolo è già davanti a tutti. L'asso palermitano non si fa pregare e apre alla grande la Targa, firmando subito questa edizione al primo scratch. La Subaru Legacy dà 50 secondi a tutti, in appena 14 km di crono. Da qui alla fine è una prestazione tutta in discesa per Totò. Due traversi spettacolari e soprattutto gestione del vantaggio. Dietro di lui ha un grande esordio Zippo. La sua Audi 4 domina il terzo raggruppamento e proprio quando sembra avviata al successo finale arriva l'imprevisto. Una noia meccanica mette fine alla sua corsa sul più bello, proprio all'ultimo passaggio sul Collesano. Sfumano ancora prima i sogni di Angelo Lombardo. Dopo una manciata di chilometri, il siciliano si ritira per una toccata che mette subito KO la sua 911. Così ne approfitta l'esordiente Marcello Pollara, che vince al debutto sulla Porsche 911.
Ma è stato veramente un risultato inaspettato, perché di quella prima mia esperienza nostra con una macchina così impegnativa, dico che abbiamo cominciato a conoscere proprio scendendo ieri dal palco, per cui sono veramente sorpresissimo di questo risultato che non avrei mai potuto immaginare, e quindi sono felice perché non avrei potuto chiedere di più, quindi va benissimo così. La porta invece fino in fondo uno dei piloti più attesi dal pubblico palermitano. Il collesanese Pierluigi Fullone sulla BMW 2002 strappa applausi sui suoi tornanti e centra una vittoria nel primo raggruppamento che ha un valore tutto particolare per lui. Allora, per noi siciliani, soprattutto per me che sono di Collesano e quindi madonita, la Targa Florio ha una valenza molto particolare. Le nostre strade che noi percorriamo tutti i giorni si trasformano per un giorno nel circuito più antico al mondo. Figurati che l'ultima PS, cioè la fine del rally, è proprio davanti a casa mia, quindi estremamente contento. I piloti di casa fanno da padrone e la targa si conclude con un tributo ai migliori piloti siciliani che conquistano la vittoria in ogni raggruppamento. Anche per quanto riguarda il secondo, infatti, è un palermitano a tagliare per primo il traguardo. Mauro Lombardo spinge la sua 911 al top, vincendo il confronto con Marco Superti. Ma era da un anno che non guidavo e quindi diciamo che la prima sera è servita per riscaldare un po' i muscoli, come si suol dire. Per il resto abbiamo gestito per tutta la giornata di oggi la gara, non abbiamo mai preso grossi rischi e alla fine il risultato è arrivato, per cui penso che possiamo essere soddisfatti e abbiamo chiuso con un risultato molto positivo. L'abbraccio più caloroso del pubblico di Termini Imerese è per Salvatore Riolo. Questa Targa Florio è storica, è tutta sua, e gli applausi finali offrono a lui e Gianfranco Rappa il giusto riconoscimento al termine di un rally letteralmente dominato. Un motivo d'orgoglio particolare per Totò, che con questa mette la sua quarta firma sull'albo d'oro della corsa. Un record speciale, oltre ad un primo posto che gli vale anche la leadership assoluta del CIR Auto Storiche dopo tre rally disputati. È stata veramente dura. È dura perché mantenere la concentrazione così, non avendo l'avversario che ci stimolava, è stata veramente più dura che correre praticamente con tanta pressione. Però non potevamo assolutamente mancare e soprattutto in ottica campionato era fondamentale, importante arrivare e portare più punti possibili a casa. Noi ci siamo davvero divertiti, abbiamo fatto divertire il pubblico e abbiamo portato a casa una grande vittoria. Quindi anche il nostro saluto va alla splendida vittoria di Totò Riolo, e noi andiamo con l'ultimo servizio di questa sera, sempre da Misano, dal circuito dedicato al compianto Marco Simoncelli, TCR Italy. Del TCR Italy sul circuito di Misano Adriatico, la partenza in pole position di Bettera, ma lo start sulla sinistra dei vostri teleschermi stalla Jacopo Guidetti, un problema forse al semiasse, dirà poi il suo team principal Imerio Brigliadori di BF Motorsport. Guidetti parcheggia subito dopo il rettilineo di partenza ed è safety car per rimuovere la sua Audi, dopodiché si parte fuoco alle polveri con Bettera che mantiene il comando. Poi c'è un contatto che costerà un drive-thru a Matteo Greco con Max Mugelli, che ripartirà dalla tredicesima posizione. Questo è un testa coda invece per Andrea Argenti, che rimane in ghiaia, e questo episodio dà il via nuovamente ad una safety car. Si riparte con Bettera davanti, ma sono tutti molto vicini e Salvatore Tavano si porta al comando infilando l'Audi di Bettera con decisione, ma il suo
comando, lo vedete, lo porterà ad allungare un po', poi ci sarà però un problema tecnico, mentre nel frattempo Pellegrini riesce a portarsi in seconda posizione ai danni di Bettera. Questo è il momento in cui Tavano, da leader, è costretto ad accostare la sua Cupra e lascia così su un piatto d'argento la vittoria Pellegrini, che è bravo nelle ultime fasi a difendersi dagli attacchi di uno scatenato Enrico Bettera, che negli ultimissimi metri deve difendersi anche da Eric Scalvini, che chiuderà terzo ma primo delle vetture con cambio di ESG. E questo è Pellegrini, felice per la sua vittoria. Gara 2 del TCR Italy da Misano Adriatico, si parte con condizioni meteo incerte, la griglia di partenza che rispecchia le prime 8 posizioni delle qualifiche in posizioni invertite, scatta bene dalla seconda fila Salvatore Tavano, che prende la testa della gara nelle prime fasi, con Felix Wimmer che era in pole position e che perde invece gradualmente posizioni. Ci sono alcune uscite, tra cui quella di Stefanowski, che poi causerà l'ingresso della safety car. Si procede alla rimozione della vettura di Stefanowski, ripristinate le condizioni di sicurezza, si torna alla competizione, ma ci saranno ancora tanti colpi di scena. Enrico Bettera è costretto ad una rimonta che lo porterà poi in sesta posizione per via di un testa coda. Sono diversi i piloti che finiscono in ghiaia. Questo è un confronto con Jacopo Guidetti, il giovane il sedicenne pilota dell'Audi, che sarà invece poi penalizzato con bandiera nera, sia per non aver rispettato un drive-thru sia per questo contatto con Bettera nelle fasi finali della gara. Qui abbiamo una testa coda di Argenti che incappa, e poi Nardilli che incappa più volte in un'uscita sulla ghiaia, chiuderà poi ottavo. E davanti invece la sfida, questa è la rimonta di Scalvini che chiuderà secondo, il momento del sorpasso tra Greco e Mugelli, che aveva preso la testa della gara, e questo invece è il sorpasso di Scalvini per la seconda posizione. Un ultimo giro davvero da brivido, alla fine la prima vittoria in carriera nel TCR Italy per Matteo Greco, davanti a Scalvini, primo delle DSG, con Max Mugelli che porta la sua Alfa Romeo Giulietta sul terzo gradino del podio. E questa sì è stata una grande battaglia, anche per quanto riguarda anche Max Mugelli con la Giulietta, che dopo il problema ha potuto ripartire grazie a un grandissimo lavoro da parte del team. Abbiamo visto uno scatenato comunque anche Enrico Bettera, una persona veramente incredibile, simpatica come tutti i piloti che conosco ormai da tantissimo anno. Nel frattempo, in chiusura, perché stiamo chiudendo, vi ricordo che questo fine settimana, quindi già da oggi, comunque domani e dopodomani, sul circuito Enzo Dino Ferrari di Imola ci sono i campionati del gruppo Peroni Race, c'è anche la Clio, e poi facciamo i nostri saluti a Fabrizio Tablò insieme ad Andrea Picchetta, che saranno insieme, pensate voi, sulla Clio nella Super Cup, due pazzi scatenati, e peccato non essere lì con loro. Io comunque domani sera partirò in tarda serata, quindi per domenica, a Misano, gruppo Peroni Race, hashtag GP Race, seguite le dirette sul canale YouTube, su tutti i social del gruppo Peroni. 302esima puntata, Stefano Reali è tutto, Telidea, ci sentiamo settimana prossima, ciao. Yeah.